Il 2014 è stato un anno per certi versi particolare, perché per la città è stato sicuramente un anno importante. Abbiamo iniziato inaugurando finalmente il Museo della Città nella Casa degli Umiliati e poi abbiamo avuto l'inaugurazione della Villa Reale, è stata una cosa straordinaria. 75.000 cittadini hanno potuto nei 10 giorni riappropriarsi di un luogo bellissimo, oltretutto con delle mostre che in questo momento stanno riscuotendo un successo davvero importante. Penso alla mostra di Steve McCurry, ma penso anche alla bellissima mostra di Giorgio De Chirico. E poi abbiamo concluso con l'inaugurazione della Triennale, del Museo della Triennale, il design che è nato a Monza è tornato finalmente in città. Sono segnali importanti, sono segnali che sono anche un po' in controtendenza rispetto a quello che succede da altre parti. E in mezzo alla crisi abbiamo avuto anche qualche timido accenno di una ripresa anche dal punto di vista economico. Ci sono aziende che hanno ritenuto di tornare a investire in città con delle presenze sia nel campo sanitario che nel campo dell'informatica, che davvero possono rappresentare in qualche modo un segnale di diverso, ecco, di controtendenza, uno spiraglio per cercare di capire in che modo possiamo uscire da questa crisi. Noi qualche indicazione abbiamo cercato di darla come amministrazione e devo dire abbiamo anche trovato l'accordo di tanti soggetti, di tanti operatori che sono d'accordo con noi, penso alle associazioni di categoria ma anche le stesse organizzazioni sindacali, penso per esempio alla Camera di Commercio che svolge un ruolo molto importante. In vista di che cosa? In vista di Expo. Expo 2015 sarà per noi un'occasione straordinaria, importantissima, perché Villa Reale sarà sede di rappresentanza. Vuol dire che qui noi ci aspettiamo che vengano capi di Stato, delegazioni straniere in visita a vedere questo bellissimo gioiello e con l'occasione vogliamo far conoscere la città. Perché? Perché loro saranno gli ambasciatori della nostra città quando torneranno nei loro paesi e allora se potranno raccontare, noi abbiamo detto con uno slogan un'emozione chiamata Monza, ecco, noi pensiamo che oltre a un indotto turistico potremmo avere anche dei ritorni dal punto di vista economico, perché è molto importante considerare che oggi nei territori che sono attrattivi le aziende vengono anche a investire in nuove tecnologie con modalità diverse rispetto a quelle del passato, ma che generano e possono generare ricchezza per tutti. Ecco, il 2014 quindi si chiude per noi con un segnale di speranza. Noi abbiamo cercato di farci carico dei problemi nel limite del possibile. Con questa amministrazione abbiamo cercato di essere soprattutto vicini ai più deboli. Lo sappiamo, abbiamo ancora tanti problemi da risolvere anche dal punto di vista della manutenzione della città. Io non voglio sottrarmi da questo punto di vista, però voglio dirvi che l'impegno che ci stiamo mettendo è davvero l'impegno massimo. Ecco, io concludo questo mio saluto a tutti voi, augurando a voi, ai vostri cari, alle vostre famiglie un buon Natale e un sereno inizio di 2015, perché ci aspetta un anno importante, un anno carico d'attese, un anno che finalmente metta da parte questa brutta crisi che in qualche modo ci sta attanagliando e finalmente apra degli spiragli per tutti, soprattutto per i nostri giovani, perché credo che è soprattutto nei loro confronti che noi abbiamo un grosso impegno da mantenere. Buon anno e auguri a tutti voi.